Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Torniamo a parlare di Covid perché l'Abruzzo sta fronteggiando quella che purtroppo si sta mostrando come una terza ondata di contagi dopo quella primaverile, c'è stata quella di novembre. Adesso c'è una ulteriore crescita purtroppo del numero dei positivi giorno per giorno e soprattutto sono le varianti quelle che preoccupano. Noi non parleremo come uso di questa trasmissione dei temi sanitari ai quali offriamo grande spazio nel corso del nostro palinsesto, ma cercheremo di capire cosa le istituzioni, cosa la politica, cosa chi ci rappresenta mette in campo per fronteggiare con le misure che si susseguono di giorno in giorno, di ora in ora, per fronteggiare questa pandemia sempre più preoccupante, sempre più devastante. Situazione assolutamente da tenere con grande serietà in considerazione ed è questa trasmissione dedicata al ruolo dei sindaci, perché sono i primi ovviamente ad avere contezza delle situazioni sul territorio, sono i primi che tentano anche una reazione immediata alle notizie che arrivano giorno per giorno. Sentiremo in questa trasmissione i sindaci delle principali città abruzzesi, li avremo in studio, come tra poco accadrà per il sindaco di Pescara Carlo Masci, avremo in collegamento Skype altri interventi. Il primo che ospitiamo è quello del sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che peraltro è anche un medico di famiglia. Noi questa trasmissione che va in onda di sera la registriamo in mattinata, proprio in questa mattinata. Ferrara si potrà trattenere per poco nella nostra trasmissione perché va ad incontrare il prefetto e probabilmente con il prefetto, cosa che avrete già nelle cronache dei nostri telegiornali della giornata poi approfondito, verranno prese probabilmente ulteriori misure di contenimento per il dilagare dell'epidemia anche a Chieti città e Chieti Scalo. Sindaco, noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori, ma io le do il buongiorno perché registriamo di mattina. Ecco, qual è la situazione a questa mattina a Chieti? Lei ha anche dei dati aggiornati che vuole fornire ai nostri telespettatori come spunto di riflessione, anche di orientamento dei propri comportamenti sociali. Sindaco. Intanto, dottor Perandono, la ringrazio per aver sottolineato la nostra delicata posizione come sindaci in questo frangente veramente, diciamo, importante. Non voglio usare parole ovviamente ridondanti come preoccupanti o quant'altro, però sicuramente ci troviamo in una fase molto delicata della nostra vita sanitaria sociale e i sindaci sono il trade union istituzionale tra le autorità sanitarie e anche prefettizie e la cittadinanza e mi pare di dover ecco, ricordare e tranquillizzare i cittadini sul fatto che i sindaci faranno sempre e comunque tutto quello che è in loro potere per salvaguardare la salute dei cittadini e tranquillizzarli. Questa è una cosa importante perché in queste fasi che molti hanno definito quasi da guerra, occorre comunque un capitano, un generale che affronti la situazione a favore delle sue truppe e delle sue, della sua, del suo popolo. Quindi voglio rassicurare i cittadini che qualunque cosa si faccia, si fa esclusivamente per il loro bene, lavorando quasi 24 ore al giorno. Per quanto riguarda Chieti, la situazione è andata peggiorando nelle ultime settimane e fino a ieri avevo dato la contezza di 20-25 casi al giorno. Questa mattina, sentendomi come sempre al mattino presto con i dirigenti del SIESP, della ASL, mi hanno purtroppo detto che i numeri sono raddoppiati e quindi stiamo intorno alla quarantina di casi positivi. Voglio ricordare che Chieti, su una ricerca
fatta da un giovane ricercatore, e su 107 province alla posizione 98esima, in senso ovviamente negativa, per incidenza di casi. Attualmente stiamo a 233 casi per 100.000 abitanti e ci supera in negatività, per quanto riguarda l'Abruzzo, solamente la Pescara. Un dato un po' rassicurante in questo panorama apparentemente buio è che la stragrande maggioranza dei pazienti positivi viene seguita a domicilio, quindi è o asintomatica o paucisintomatica. Su 293 casi avuti dall'inizio della pandemia, in pratica di positivi, e 266 a casa e 27 sono stati ospedalizzati. Quindi diciamo, la maggior parte di queste persone vengono tracciate e monitorizzate dai propri medici curanti e dai medici dell'USCA attraverso il telemonitoraggio. Per quanto riguarda l'USCA, volevo portare che è quell'organismo formato da medici di continuità assistenziale adibiti alla cura e al monitoraggio dei pazienti positivi. Su 2.400, dunque hanno fatto dall'inizio della pandemia 2.460 telemonitoraggi e solamente 290 interventi dall'aprile del 2020. Quindi quello che voglio dire è che la maggior parte di questi pazienti viene curata a casa. Questo è l'unico forse dato positivo tra quelli che vi sto dando. Però ovviamente è un momento estremamente difficile. Come ha ricordato il dottor Perantuono, fra un po' ho una riunione in presenza con il prefetto e i vertici della ASL, perché dobbiamo prendere provvedimenti anche per la scuola. In questi giorni, in queste ore, sono molto pressato ovviamente dai genitori e dai direttori scolastici sul che cosa fare. Finora la ASL mi ha mandato dei dati abbastanza tranquillizzanti che si concretizzano in questo concetto. Non ci sono scuole completamente piene di ragazzi positivi, ci sono dei cluster, dei focolai di ragazzi positivi in tantissimi complessi. Quindi questo cosa significa? Primo, che non si è raggiunto finora il cosiddetto numero critico, cioè il 50% di una popolazione di uno stesso plesso che mi indurrebbe a chiudere quella scuola. La seconda cosa è che probabilmente questi ragazzi portano a scuola l'infezione contratta in altre parti, in casa o tra gli amici, e non il contrario, quindi non dalla scuola all'esterno, ma dall'esterno alla scuola. Questo potrebbe essere per molti un ragionamento di lana caprina, però è importante per decidere se occorre chiudere le scuole o meno. Ripeto, fra un po', ne parlerò compiutamente, dettagliatamente con il direttore generale della ASL e il prefetto, e quindi in giornata prenderò, le mie decisioni. Grazie, dottor Perantuono. Soltanto 3 minuti, intanto li dedichiamo per salutare in studio il sindaco di Pescara Carlo Masci che ci ha raggiunto. Noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori perché andiamo in onda di sera e diamo il buongiorno al sindaco di Chieti perché è il momento in cui registriamo questa trasmissione. Un caro saluto ai telespettatori e anche al sindaco di Chieti. Un Allora, abbraccio forte. occorre farsi coraggio perché proprio quest'area metropolitana, sindaco Ferrara,
è al centro di questa, speriamo che non sia una terza ondata, ma insomma di questa crescita purtroppo in termini molto preoccupanti negli ultimi giorni dei contagi. Ecco, Perciò il coraggio non ci manca e lo confermerà anche il mio collega Masci ed altri sindaci di San Giovanni Teatino, di Francavilla, con cui ci sentiamo spessissimo e ripeto, non abbandoneremo mai i nostri concittadini, quindi Ecco, siano tutti tranquilli. la domanda che io le faccio, Ferrara, è proprio legata al fatto dell'area metropolitana, degli spostamenti. Ecco, anche Chieti potrebbe essere oggetto di una serie di restrizioni, sia in entrata che in uscita, a suo avviso sarebbero necessarie nelle prossime ore, dopo quelli che sono stati presi, va bene, c'è una zona rossa a San Giovanni Teatino, ma sono stati presi provvedimenti parziali anche per Pescara, Francavilla, Montesilvano e Spoltore. È probabilissimo, dottor Ferrandono, e tenendo conto anche che se da domenica andiamo in zona arancione, ovviamente si inaspriranno alcune restrizioni. C'è un pendolarismo notevole tra Chieti, Pescara e viceversa, quindi è impossibile, come il meccanismo dei vasi comunicanti, che quello che sta accadendo nella fascia costiera non ci riguarderà anche nella parte collinare, e d'altronde non viviamo più in feudi isolati. Io quello che spero, essendo stato già vaccinato per il Covid, quello che io spero è che queste varianti, perché la comunità scientifica non ancora si esprime compiutamente, queste varianti vengano comprese nei vaccini che stiamo facendo, perché se fosse il contrario veramente staremmo nei guai. Certo. L'ultimo minuto, veramente, Ferrara, prima di salutarci, prima di mandarla dal prefetto per questa riunione molto importante, lo dedichiamo a un suo appello da medico, oltre che da sindaco, ai cittadini di Chieti. Dottor Perandono, io lo faccio giornalmente, l'appello ai miei concittadini di fare attenzione, purtroppo devo dire che questa attenzione in alcuni momenti della giornata, non so, nel pomeriggio prima delle 18 o anche in fasi centrali della giornata, io vado abbastanza in giro per vedere come stanno le cose. Vedo purtroppo che è calata questa attenzione e non riesco proprio veramente a capire il perché. Se io fossi stato in questi giorni o queste settimane latitante, potrei anche capire, ma non lo sono mai stato. Sulla pagina del comune rivolgo continui appelli, sui giornali ci sono, su Facebook ci sono. Eppure non lo so che cosa, cioè io capisco anche qualche insofferenza delle persone, un po' di depressione che c'è in giro, anche da medico lo capisco, non è che stiamo bene tutti quanti, stiamo psicologicamente tutti provati, però io devo continuare a sollecitare proprio l'attenzione dei cittadini, perché così non possiamo andare avanti, insomma. Grazie, grazie e buon lavoro al sindaco di Chieti, la saluta anche Carlo Masci, Grazie. saluti. che qui raccoglie il testimone di questo filo che abbiamo interrotto con il sindaco di Chieti, ma che vorrei riprendere proprio da questo punto. Masci, su tutti i media, i nostri, i social, i suoi personali, quelli del comune, andando in giro per la città, in questi giorni, così come è avvenuto a novembre, anche nella prima fase, è in prima linea per cercare di spiegare ai suoi concittadini com'è possibile un uso della città sicuro e appunto che non crei degli scenari che adesso purtroppo iniziano a concretizzarsi e che vi costringono anche da amministratori a prendere delle decisioni che mai avreste voluto prendere. Ecco, intanto io le chiedo qual è il punto della situazione a Pescara. La settimana scorsa c'erano già state le prime avvisaglie di una situazione che
che si aggravava giorno per giorno con questa variante inglese. Io sabato ho emanato l'ordinanza della sospensione della didattica in presenza anche nelle scuole materne, elementari e medie. È un provvedimento che credo in Italia non abbia fatto nessuno, però l'ho dovuto fare nel momento in cui il dottor Parruti mi ha rimesso una relazione in cui spiegava chiaramente che la variante inglese stava purtroppo colpendo i bambini da 3 a 12 anni e che a Pescara in pochissimi giorni si era verificato un aumento in percentuale di casi tra i bambini di quella fascia di età che era passata dal 4% al 14%. Quindi ho dovuto prendere una decisione con urgenza, immediata, senza indugio, perché poi le decisioni vanno prese nel momento in cui hai i dati scientifici che ti dimostrano che c'è una situazione di crisi e non puoi aspettare. Io non ho aspettato neanche un minuto, ho sentito ovviamente la responsabile, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ho sentito il prefetto, il questore, i procuratori, il direttore generale della ASL, ma poi ho deciso che era necessario emettere quel provvedimento. Qualche polemica c'è anche stata, perché io mi metto anche nei panni dei miei concittadini che si vedono ovviamente aggrediti da provvedimenti che vanno oltre le misure anche normali che in questi mesi abbiamo subito, però non c'erano alternative. Io devo proteggere i miei concittadini, devo proteggere i bambini in questo caso, e proteggendo i bambini proteggo anche i genitori e i nonni, perché i bambini che hanno il contagio, a cui il coronavirus non colpisce in maniera forte, bisogna dirlo, e meno male, però poi questi bambini riportano a casa il virus e possono passarlo ai genitori e ai nonni con situazioni più complesse. Questo virus è un virus subdolo che colpisce in maniera indiscriminata tutti adesso, perché inizialmente all'inizio della pandemia si pensava che colpisse soltanto le persone di una certa età, poi invece abbiamo capito che purtroppo le varianti colpiscono tutti anche in tenera età, in gradi diversi, però quando colpisce in maniera forte può essere ed è anche letale, e contiamo i morti e noi dobbiamo intervenire. Siamo intervenuti, ieri abbiamo fatto l'ennesimo comitato per organizzare i controlli nel fine settimana nella zona centrale della città, perché quello che è successo sabato scorso non si ripeta più. Ne parleremo subito dopo la prima interruzione anche con altri interlocutori. Sindaco, riprenderemo proprio dal tema della tempestività, della incisività dell'azione di un sindaco, subito dopo la pausa. Allora, siamo tornati in studio, parliamo del ruolo dei sindaci nell'emergenza Covid, e lo facciamo avendo anche in collegamento il sindaco di Castel di Sangro, ma presidente anche della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori. Caruso, come sempre, e anche il buongiorno ce lo diamo tra di noi, visto il momento in cui registriamo questa trasmissione. Molto interessante la dichiarazione che ha fatto Carlo Masci rispetto al fatto che i sindaci non possono permettersi di perdere tempo quando hanno di fronte un report quotidiano della situazione che induce a scelte che possono essere anche impopolari. Ecco, io le chiedo, nella dinamica a cui stiamo assistendo, soprattutto negli ultimi mesi di gestione dell'epidemia a livello generale, ecco, questo meccanismo dei colori tra le regioni, che fotografa una situazione che però è relativa a una settimana, se non addirittura a 15 giorni prima, a suo avviso va rivista proprio nell'ottica dell'esigenza di una maggiore tempestività delle misure adeguate al momento che vive la fase epidemiologica? Sì, 15 giorni poi non dimentichiamo, sono anche lunghi laddove c'è quel miglioramento della condizione, ovviamente, della contaminazione. Però oramai è un periodo, è quel ciclo che si è consolidato nell'ambito della espansione o comunque della contrazione del fenomeno. Credo che la vera novità
del momento in termini provvedimentali, sia sicuramente la istituzione di micro zone rosse, comunque di quelle misure che vanno a circoscrivere l'azione inibitoria nei luoghi dove in qualche modo il fenomeno sta prospettando un effetto piuttosto largo, piuttosto intenso. Posto questo, io credo che alla fine ci viene anche un po' rappresentato da persone di Borzè, quella parte di comunità che non ha difficoltà o accetta l'idea del contenimento, quindi delle inibizioni, delle attività in generale di tutto, e dice guarda, forse qua alla fine inutile perdere tempo con le mezze misure, come si definiscono in gergo popolare, imprimiamo un modello di limitazione piuttosto rigoroso, lo facciamo per un periodo, ci sacrifichiamo tutti e forse ne verremo a capo in maniera più incisiva. Consentiremo anche che quell'azione legata alla vaccinazione sia forse più efficace, non vanificata anche da qualche fenomeno poi che va a, in qualche modo a interessare anche una parte dei vaccinati non ancora coperti dalla immunità. Questo è un po' il quadro che riassume un po' sostanzialmente la condizione di ogni comunità, soprattutto quelle comunità che hanno un modello economico, commerciale, un modello che chiaramente è basato su una vivacità sociale che altrimenti viene penalizzata da queste misure. Ma insomma è evidente che anche le misure che si assumono in termini di limitazione, ma già nelle zone gialle, non sono idonee poi anche a consentire un livello di attività soddisfacente. Quindi siamo veramente in una condizione complicata, davvero complicata. Io credo che ci voglia pure una maggiore sincerità da parte degli organi di governo nel rappresentare la gravità della situazione. Ecco, le sue aspettative rispetto a questo in Draghi? Lei pensa che ci sarà una svolta nella gestione dell'epidemia? Suppongo proprio di sì, non fosse altro perché c'è quella convergenza di forze politiche rispetto alla quale non si è d'accordo in una fase quindi di concertazione. Io suppongo che nelle consultazioni che ci sono state questi temi sono stati affrontati. Mi risulta difficile immaginare che non si abbia una linea comune su quelle che sono le misure di prevenzione da adottare. Io credo che non vengano piuttosto tenute serbate, ma probabilmente alla fine un'idea comune rispetto a questo fenomeno, a questa strategia, che secondo me non può che basarsi su una limitazione forte delle azioni, quindi delle libertà, delle facoltà, certo, e invece un'accelerazione notevole della vaccinazione. Io credo che sono due misure che in qualche modo devono essere collegate, quindi sintonizzate, affinché questo si riduca il tempo, perché noi più tempo in qualche modo concediamo al fenomeno, più ritardiamo poi le nostre azioni, più affanniamo a eseguire quelle azioni di prevenzione, soprattutto legate alla vaccinazione. Per evitare assembramenti, soprattutto all'esterno dei locali, anche se adesso fa freddo, insomma, è previsto anche maltempo in questo fine settimana, e questo dovrebbe essere un fattore che condiziona in qualche modo quanto state valutando, far accedere ai locali stessi soltanto chi dispone di prenotazione. Ecco, a questo pochi avevano pensato, in effetti poteva essere una misura pilota in qualche modo questa del Comune di Pescara. Devo dire che da un anno sta succedendo che ogni sindaco adotta degli atti che diventano poi atti pilota, perché naturalmente bisogna decidere sul caso concreto, e quindi noi se vediamo assembramenti in determinate zone della città, dobbiamo necessariamente pensare a delle soluzioni. Sappiamo tutti che Pescara è una città di relazioni, è una città che ha una grande capacità di attrazione, e se in zona gialla si può passeggiare, tutti quanti vengono a passeggiare a Pescara. Quella che
è stata sempre la forza della città, oggi diventa una debolezza nei confronti del coronavirus. E ciascuna delle persone che passeggia in quelle zone dice: ma io ho titolo per passeggiare, e casomai redarguisce l'altro che passeggia alla sua stessa maniera. Noi dobbiamo trovare soluzioni generali. La soluzione generale che abbiamo individuato è di fare in modo che le persone non sostino in determinate zone e non possano consumare in piedi in determinate zone. Quindi abbiamo previsto la possibilità di andare nei locali, perché poi non vogliamo neanche impedire ai locali di lavorare, perché ci rendiamo conto che oggi c'è una difficoltà economica incredibile causata dalla pandemia e non possiamo aggiungere provvedimenti ancora più restrittivi se possiamo non farlo. E quindi le persone possono andare nei locali, consumare seduti ai tavoli, ma nel momento in cui finiscono di consumare e si alzano dal tavolo devono andare via, e nel momento in cui i tavoli sono pieni in quella zona si impedisce l'accesso da parte delle forze dell'ordine, proprio perché quella zona è satura di persone che possono stare in un determinato modo senza creare assembramenti. Questa è la soluzione che noi abbiamo trovato. Ovviamente ci vogliono forze dell'ordine in numero notevole per mettere in campo un'operazione del genere, e su questo c'è un grande sacrificio da parte di tutte le organizzazioni, anche nel confronto con i sindacati, perché poi le forze dell'ordine sono dipendenti pubblici che svolgono un'attività. Sì. E quindi ci sono dei passaggi che noi abbiamo dovuto prevedere. Abbiamo anche l'aiuto della Protezione Civile, delle associazioni di volontariato, quindi c'è una sorta di cordone di protezione della città che abbiamo messo in campo e che è formata da tanti volontari e da tante persone che in quei giorni lavorano sul territorio in una situazione non semplice, perché alcuni dicono: ma le forze dell'ordine non intervengono. Non è così. Io mi sono fatto fare il report dal questore e dal comandante della Polizia Municipale sulle contravvenzioni erogate, e sono state erogate molte contravvenzioni. Il problema qual è? Che nel momento in cui c'è una piazza come Piazza Muzzi, dove ci sono migliaia di persone, qualche decina di poliziotti non può intervenire in maniera forte per disperdere la folla. Perché? Perché potrebbero succedere situazioni ancora più gravi e quindi non è possibile farlo. Cioè, ci sono delle regole di ingaggio che lo impediscono, perché potrebbero succedere situazioni di gravità assoluta che bisogna comunque evitare. Le procedure operative delle forze dell'ordine. Le procedure operative ci sono, che impediscono determinati atteggiamenti in zone a rischio piene di persone, perché poi ci sono bambini, ci sono persone anziane, ci sono persone che comunque hanno le condizioni più varie, e quindi bisogna tenere monitorata la situazione senza creare problemi ulteriori. È per questo che noi questa volta non impediremo alle persone di ammassarsi in determinate zone. Soltanto le persone prenotate nei locali. Prenotate o comunque nel momento in cui i locali sono pieni, le persone sono sedute, nella piazza non entra nessuno se non chi deve andare a casa o chi deve passare. Questa soluzione io la voglio far commentare al presidente dell'ANCI d'Abruzzo, che vedo collegato, Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo, potrà stare con noi soltanto una decina di minuti, quindi gli chiedo di concentrare un po' tutte le cose che magari avrà ascoltato e su cui vuole intervenire rispetto al ruolo dei sindaci nell'emergenza Covid. Gli chiedo, ecco, dal suo punto di vista, anche Teramo è una città che ha vissuto, tra virgolette, i problemi in quest'ultimo periodo più che le positività della movida. Come intervenire rispetto a questo tema, fermo restando che a questo punto ci resta anche un po' di sperare nel maltempo che è previsto per le prossime ore, almeno per questo fine settimana, D'Alberto? Siccome i problemi non ci mancano, c'è anche il maltempo. Ma in questo caso può essere opportuno al fine di ridurre gli assembramenti, sindaco? Assolutamente, la strada e la proposta seguita da Pescara può essere, per le realtà, diciamo, che vivono le stesse problematiche, sicuramente un modello e una strada da seguire. Tenuto conto però, come ricordava prima Carlo,
che un'azione di questo genere richiede uno sforzo particolarmente significativo da parte delle forze dell'ordine. Quindi c'è assolutamente la necessità che si crei una sinergia interforze che consenta poi di realizzare un'azione di questo genere. Lo sforzo che è stato messo in campo in queste settimane è enorme e talvolta, come giustamente stavate ricordando, c'è la percezione che errata, a mio avviso, che i controlli non vengano svolti. Non è così. Il problema è diverso. Il problema è che si sta registrando purtroppo una diffusa violazione delle misure previste. Registriamo un mancato rispetto delle regole, figlio anche di una comprensibile stanchezza sia da parte dei cittadini e di una difficoltà da parte delle attività commerciali che va assolutamente tenuta in considerazione. Ma a fronte di una situazione così diffusa, appunto, di mancato rispetto delle norme, è chiaro che qualsiasi controllo rischia di diventare inefficace ed è necessario quindi intervenire chirurgicamente. A Teramo, ad esempio, perché poi ogni comune, ogni realtà territoriale ha delle problematiche specifiche ed è giusto che le misure che vengano adottate siano calate proprio sulle esigenze del territorio. A Teramo abbiamo approvato qualche settimana fa un'ordinanza specifica che vieta il consumo di alcol, in particolare in luoghi e spazi pubblici, quindi non all'interno dei locali, proprio per cercare di effettuare un'azione deterrente e anche di controllo e sanzionatoria nei confronti purtroppo di una prassi che si sta sviluppando non soltanto nelle nostre città ma un po' dovunque e che accentua le problematiche del Covid. Questa è la realtà che stiamo vivendo, però insomma l'invito che dobbiamo fare tutti in questo momento così delicato, che è decisivo anche e soprattutto per accompagnare la campagna vaccinale che ci deve portare fuori da questa situazione di emergenza, è veramente tornare a richiamare tutti i cittadini alla responsabilità, alla consapevolezza e alla responsabilità, a prescindere dal colore che riguarda i nostri territori, la regione e i comuni. Qualsiasi sia il colore giallo, rosso, arancione, dobbiamo percepire la necessità e la consapevolezza, il senso di responsabilità di essere i primi responsabili del rispetto delle regole. Non possiamo pensare che per rispettare la regola ci debba essere un controllo, perché altrimenti non ne usciremo da questa situazione. Certo. Non siamo anche in zona rossa di lockdown generale come nella prima ondata, dico io fortunatamente, però questo spazio di libertà che oggi gestiamo dobbiamo saperlo gestire in modo opportuno e responsabile. Ecco, le faccio un'altra domanda come presidente dell'ANCI, l'ultima perché so che poi ha altri impegni, D'Alberto. Le scuole. Inizialmente in questa trasmissione il sindaco di Chieti ci ha parlato dei dati recentissimi degli ultimi giorni che lo stanno per indurre a una decisione che potrebbe essere anche quella della chiusura. A Pescara c'è stata l'ordinanza del sindaco già la scorsa settimana. Nei giorni scorsi lo SNALS, che poi è il sindacato dei lavoratori della scuola, in una nota ha preso una forte presa di posizione relativa al fatto finché non si termina la vaccinazione, o meglio, finché non si avvia almeno questa vaccinazione, poi la si pone rapidamente a conclusione per quanto riguarda il personale della scuola, perché ricordiamo che i ragazzi non vanno vaccinati, fermiamoci, perché tanto la DAD a questo punto è l'unica soluzione che resta, soprattutto con l'imperversare delle varianti tra minori che sono pauci sintomatici o asintomatici. Ecco, il suo punto di vista sulla sua città, ma più in generale sull'Abruzzo, forse è il momento di un provvedimento ancora più forte? Ma sicuramente la novità delle varianti ha cambiato un po' le carte sul tavolo, insomma, nel senso che ha posto delle problematiche ulteriori, più gravi. C'è stata anche una modifica dei protocolli di gestione dei casi positivi derivanti da varianti e questo incide anche sulla gestione Covid all'interno delle scuole. Io credo che sulla questione delle scuole si debba
intervenire sulla base delle situazioni dei territori. Io ho condiviso la scelta, ritengo che abbia fatto la scelta giusta Carlo a chiudere tutta l'attività in presenza di tutte le scuole, e lo ha fatto tempestivamente sulla base di una valutazione sanitaria. Quindi ritengo che si debba intervenire chirurgicamente laddove serve. Continua a mancare però ancora, ed è questo il vero vulnus, lo diciamo da tempo anche come ANCI, una rimodulazione dei protocolli sanitari. Cioè noi stiamo andando avanti con i protocolli di gestione del rapporto scuole-Covid, che sono gli stessi dell'inizio dell'anno scolastico. Quindi non abbiamo adeguato puntualmente i protocolli a quella che è purtroppo la situazione che abbiamo trovato dopo l'apertura dell'anno scolastico. Ci siamo preoccupati poco, utilizzo questo termine per dire tutte le istituzioni, del tema della garanzia della continuità dell'attività scolastica, ma ci siamo preoccupati soltanto sul se tenerle aperte e non sul come, e oggi purtroppo ne stiamo pagando le conseguenze. Abbiamo realtà territoriali che tutto sommato sono sotto controllo. Se devo parlare di Teramo, dove abbiamo fatto uno screening qualche settimana fa con 7.000 tamponi effettuati e sono 9 casi positivi, non abbiamo al momento scuole chiuse se non una che è in fase di chiusura a causa delle varianti. C'è una situazione sotto controllo, ma questo ovviamente non può consentirci di chiamarci fuori dalla situazione di rischio, e quindi sicuramente una rivisitazione dei protocolli va posta e va fatto subito, perché siamo già in ritardo. Sulla chiusura invece generalizzata in questa fase, che sta anche un po' di resa, io francamente ho qualche perplessità. Cercherei ancora in questa fase di tenere aperte le scuole laddove ci sono delle situazioni ancora sotto controllo, e come ha fatto Carlo, laddove sulla base di una valutazione sanitaria c'è una situazione di rischio anche solo, diciamo così, potenziale, intervenire immediatamente con tempestività sulla chiusura, perché il vero tema è la tempestività delle misure anche sulle zone rosse. Io l'invito che faccio anche al presidente Marsiglio: nel momento in cui si deve intervenire su un territorio per adottare delle misure più restrittive, lo si faccia subito, e soprattutto lo si faccia nel confronto con i sindaci, perché noi rischiamo di non riuscire a far percepire ai cittadini le misure previste quando non si arriva all'adozione di quella misura attraverso il metodo del confronto con i sindaci in primis, e poi ovviamente a cascata con tutti gli operatori del territorio e i cittadini stessi. Bene, grazie D'Alberto, buona giornata. Noi la salutiamo, ci fermiamo per la pubblicità e poi commenteremo anche quello che ha detto con il sindaco Masci e anche con Caruso, che è rimasto in linea. A tra poco per l'ultima parte della nostra trasmissione. Siamo tornati in studio con il sindaco Carlo Masci, poi anche con il sindaco di Castel di Sangro, il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Voleva affrontare il tema dello screening, che è insomma l'altra grande frontiera su cui voi sindaci siete impegnati, tutta la provincia dell'Aquila lo è stata tra le prime nelle settimane scorse. Ecco, un vostro giudizio sui punti importanti e positivi, nel senso insomma di favorevoli di questa attività. Come proseguirà a Pescara, perché prosegue a Pescara. Sindaco, diamo anche tutte le informazioni utili e poi ne parleremo anche col Presidente della Provincia dell'Aquila, che ci darà un quadro di tutta la provincia. Sì, noi abbiamo iniziato a fare lo screening diffuso nei cittadini all'inizio di gennaio. A oggi abbiamo fatto circa 30.000 tamponi. Sabato e domenica avremo un'ulteriore attività che comporterà sicuramente altri 5.000 tamponi nei confronti dei cittadini, quindi arriveremo a 35.000 persone tamponate e verificate per quanto riguarda il contagio del Covid, un numero notevolissimo. Devo dire che non ce l'aspettavamo, e all'inizio abbiamo avuto anche delle difficoltà a convincere la gente a fare il tampone. Invece in questi ultimi giorni è cambiata totalmente la prospettiva. Sabato e domenica scorsi abbiamo fatto 5.400 tamponi, e questi sabato e domenica ne faremo altrettanti, e questo sabato e domenica avremo anche
i tamponi per le scuole medie, perché prima di riaprire le scuole chi vorrà portare a fare i tamponi i bambini lo potrà fare nei nostri punti di prelievo, che sono alla stazione di Porta Nuova e al centro fiere in via Caduti per servizio. I medici ASL si sono messi a disposizione, anche lì abbiamo la Protezione Civile, la Croce Rossa, i dipendenti comunali dei settori amministrativi che controllano la situazione. Devo dire che abbiamo oramai rodato un sistema che funziona e che continueremo a tenere in vita fino a quando ce ne sarà la necessità. E questo sistema lo utilizzeremo, già siamo d'accordo con il direttore generale della ASL, anche per i vaccini. Cioè i punti per i vaccini li stabiliremo proprio nei luoghi dove abbiamo già fatto i tamponi. Ecco, Massi, c'è qualche indiscrezione circa quando si comincerà? Me le chiedo, molti cittadini ultra ottantenni di Pescara si sono già registrati online per ottenere il vaccino. Ecco, si potrà iniziare presto anche con la somministrazione delle prime dosi, che le risulti, insomma, nel corso delle riunioni che state avendo con la ASL, con la Regione? Allora, la ASL si è organizzata e sta aspettando l'arrivo dei vaccini, che stanno arrivando non in numero sufficiente per fare i vaccini a tutti, però man mano arriveranno. Oramai già ha avviato questa procedura per fare i vaccini alle persone oltre 80 anni e a coloro che hanno delle disabilità, perché in Abruzzo c'è questa particolarità: nella prima fase verranno anche vaccinati quelli che hanno delle disabilità o comunque delle malattie croniche rispetto alle altre regioni d'Italia. L'Abruzzo da questo punto di vista è all'avanguardia e credo che sia molto 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 positivo questo fatto, perché le persone più a rischio sono quelle purtroppo che hanno o malattie croniche o disabilità o le persone anziane. Dobbiamo salvaguardarle in ogni modo e quindi devono essere i primi a fare i vaccini. Poi dobbiamo andare nelle scuole, cioè gli insegnanti devono essere vaccinati, perché vaccinare gli insegnanti vuol dire proteggere una categoria che è a contatto con i bambini, soprattutto in quest'ottica della variante inglese è importantissimo farlo, quindi io mi auguro che questo si possa fare in brevissimo tempo. C'è voluto tempo e fatica, ci siete riusciti a trovare tanti tamponatori, e i vaccinatori come verranno reclutati? Ecco, c'è questo problema che state affrontando, anche una grande città come Pescara. Allora, all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà per reperire i medici, perché comunque questa attività di esame e di prelievo viene fatta al di fuori dell'orario di lavoro e quindi è stata fatta tutta su base volontaria. Sì. Ed era non semplice riuscire ad organizzare questa attività. Devo dire che i medici si sono messi a disposizione, il sabato e la domenica abbiamo oltre 10 linee aperte, sì, sì. E questo vuol dire almeno 20-30 medici a disposizione per ogni periodo, e quindi parliamo di un numero abbastanza elevato. Ce li abbiamo, meno male, la cosa funziona e i cittadini sono anche molto soddisfatti, perché vengono volentieri adesso a fare i prelievi e ricevono la risposta in tempo reale, nel senso che se un cittadino non è positivo e non riceve una comunicazione entro 3 ore, può stare tranquillo. E quindi questo permette anche una facilitazione dei rapporti. Poi c'è questo sistema di prenotazione che noi abbiamo messo in campo con la piattaforma comunale, che ci permette di fare prenotazioni in tempo reale a tutti quanti. Abbiamo facilitato anche il compito delle persone che possono andare lì, soprattutto all'inizio. Adesso sabato e domenica ci sono stati casi particolari, perché molta gente è andata anche senza prenotazione perché aveva voglia di farsi il tampone, e quindi noi abbiamo soddisfatto tutti quanti, sia quelli che erano stati prenotati e sia quelli che invece non lo avevano fatto, ma comunque erano lì e quindi sono stati comunque accontentati. Bene, allora Presidente e Sindaco Caruso, com'è andato lo screening in provincia dell'Aquila? Ha avuto un compito importante anche nel calmierare l'incidenza del virus nelle zone interne, per fortuna, insomma, vediamo i dati degli ultimi giorni che sono per voi almeno, per i cittadini della provincia dell'Aquila, anche quelli di Teramo, meno incisivi rispetto a quelli che purtroppo si verificano in altri contesti provinciali. Sì, è stato davvero importante. Lo screening intanto è una circostanza anche psicologica, se vogliamo,
perché in qualche modo obbliga poi il soggetto ad assumere quegli atteggiamenti più prudenziali. Anche il dopo, ovviamente noi spieghiamo a tutti che non è un vaccino, quindi l'istante dopo l'esito negativo si è esposti sempre, insomma, a qualche possibilità. Certo. Comunque, posto questo, la media della provincia dell'Aquila si è attestata sul 30% della popolazione. Però su questo punto io voglio raccontare una circostanza. La scorsa estate, in qualità di presidente del UPI Abruzzo, tenni una teleconferenza con la Azzolina, con la ministra e con la dirigente regionale scolastica, e rappresentai a tutte e due, ma soprattutto al ministro, l'esigenza di contenere di più la presenza degli studenti e di avviare lo screening periodico settimanale, in maniera che questo ciclo di alternanza fosse sottoposto quindi a uno screening prima dell'entrata. Purtroppo non venni ascoltato e dissi anche che forse tutto quell'investimento, tutto quel lavoro che è significato demolire tramezzi, acquisto di banchi, forse poteva essere evitato semplicemente con una limitazione al 50% e anche meno, se fossimo stati più prudenti, degli alunni in presenza, quindi determinando un'alternanza settimanale in maniera tale che si potesse dare avvio più prudente al rientro in classe. Tant'è vero che poi questa azione invece, che si declinava intorno al 75% della presenza, che non è multiplo di nulla il 75%, ha dato luogo praticamente a un mese di sopravvivenza della scuola, poi dopodiché venne chiusa sostanzialmente in tutta, sì, l'Italia. Quindi una cosa assolutamente prevedibile, se siamo stati in grado noi in periferia, dai luoghi più sperduti, di immaginare quale potesse essere l'esito di un avvio di questo genere, non capisco insomma, un sistema centrale che ha delle disponibilità anche scientifiche superiori alle nostre, insomma, senz'altro, non ha colto questo rischio e questa opportunità. Tant'è vero che alla ripresa diciamo di gennaio io scrissi al presidente Marsilio, scrissi anche ai sindaci, al sindaco del capoluogo della città, dissi: scusate, noi abbiamo messo in piedi lo screening di massa, utilizziamo questo screening per il rientro in classe alle condizioni che, fortuna, vennero anche ricondotte al 50%. Ma questo le dico perché noi tenemmo una teleconferenza qualche giorno prima dell'apertura con il tavolo nazionale UPI e io insistetti col presidente De Pascal, il suo presidente, insista al tavolo Stato Regione e faccia in modo che si limiti al 50% almeno la presenza, e con lo screening degli studenti. E il compromesso tra l'ostilità a questa soluzione del governo e il tavolo fu quello di si parte col 75 e col 50 nell'ottica di portarlo al 75. Questa tentazione di portarlo al 75% poi c'è stata, in effetti poi in tante realtà si è voluto rielevare il dato dal 50 al 75% e oggi torniamo pian piano a zero. Quindi una cosa che io purtroppo racconto con un certo risentimento, perché credo che noi abbiamo speso, giusto per dare un dato, 750.000 euro a provincia per demolire le tramezzi e per fare degli adeguamenti che io credo che tra non molto dovremo in qualche modo riaffrontarli, certo, e ripristinare così com'era. Quando invece ci si poteva benissimo confrontare con questa situazione limitando, partendo con il buon senso, senza nemmeno fare grandi ragionamenti scientifici o tecnologici, ma insomma sicuramente si poteva evitare ciò. Questo glielo racconto perché è una cosa che mi pesa e continua a pesarmi. È particolarmente istruttiva. Io la ringrazio, Caruso, grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione. A presto, e la saluto. Ciao. Anche il sindaco di Pescara, ciao, Carlo Mascio. Andiamo a qualche considerazione conclusiva. Quando venne realizzato il Covid Hospital a Pescara, insomma, qualcuno aveva anche delle perplessità. Adesso pensare che
l'area metropolitana, la città, ha riempito purtroppo in questa fase acuta dell'emergenza un intero nuovo ospedale. Ecco. Che cosa le fa pensare anche nei termini di solidarietà regionale con le altre città che stanno in questi giorni, in queste ore, accogliendo pazienti che arrivano da Pescara? Intanto mi fa pensare che chi deve assumersi la responsabilità di decidere, deve decidere. Perché io ricordo quando quella mattina, era una fredda mattina di marzo, in 8 persone in una stanza dell'ospedale decidemmo che era necessario realizzare l'ospedale Covid ed è stato un capolavoro quell'ospedale realizzato all'interno della cittadella ospedaliera in una posizione autonoma che garantiva sia la sicurezza dei pazienti dell'ospedale ma sia la celerità degli interventi, perché nelle altre città e nelle altre regioni gli ospedali Covid sono stati realizzati lontano dalle città, invece noi ce l'abbiamo proprio al centro. 184 posti, quando quell'ospedale fu attivato in tempi brevissimi, devo dire un capolavoro amministrativo, si pensava che non servisse in quella misura e qualcuno l'ha anche criticato. Oggi invece ci rendiamo conto che è preziosissimo quell'ospedale che è servito ad accogliere tutti quanti, anche provenienti dalle altre province, nel momento in cui in primavera c'è stata la prima fase della pandemia. Adesso ci troviamo nella situazione opposta, cioè questa solidarietà fra province che si sta mettendo in campo in Abruzzo è un segno veramente di grande civiltà da apprezzare moltissimo. Pescara ha aiutato le altre province nel momento in cui ce n'era bisogno e oggi le altre province aiutano Pescara perché oggi Pescara è sottoposta a una pressione incredibile e l'ospedale, nonostante sia un ospedale Covid molto grande e uno dei più grandi d'Italia, non è sufficiente in questa seconda fase di pandemia che ha colpito la nostra area metropolitana. Ecco, io la lascio chiudere, Sindaco, parlando direttamente ai cittadini di Pescara alla vigilia di un nuovo fine settimana. Ripeto, ci sarà anche la situazione meteo da monitorare, ma insomma va ricordato che ci si può fare ancora il tampone gratuitamente, sì, presso le sedi sabato comunali e domenica, stazione di Porta Nuova e centro fiere a Via Caduti per servizio. Basta prenotare sulla piattaforma comunale perché è semplicissimo, ci vuole un click per prenotare, quindi fatelo e così avrete comunque la possibilità di controllarvi e di verificare lo stato del contagio. E infine, rispetto ai comportamenti da adottare. Rispetto ai comportamenti, buon senso. Quando qualcuno viene a passeggiare al centro della città e vede che c'è un assembramento, vada a passeggiare in un'altra zona, perché nessuno vuole impedire il passeggio, perché è necessario a tutti e perché tutti quanti siamo sottoposti a stress incredibili in questo periodo. Però non facciamolo nelle zone in cui ci sono assembramenti perché poi diventa pericoloso per tutti. Restate collegati con tutti i media, ovviamente quelli di Rete 8 innanzitutto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.